Hola pezzini, altro video tag. Sono stato taggato da Rodrigo IV. Ciao Rodrigo, vi lascio il link del suo canale nell'info box. Andate a vedere perché è un rapper che scrive delle cose assolutamente, come dire, furbe, intelligenti e mai scontate. Quindi io consiglio, può piacere o non piacere il genere, però consiglio comunque di ascoltarlo perché ci azzecca molto. E dunque mi ha attaccato in questo tag che si chiama La mia prima volta. Ci sono una serie di domande a cui dover rispondere, 24 per l'esattezza, quindi anche abbastanza lunghetto, insomma. Perciò cercherò di rispondere un po' più velocemente, perché ogni volta mi lascio, come dire, trasportare dalle parole e per fare un discorso ci metto qualcosa come 10 minuti, insomma. Un po' come sta succedendo adesso, infatti. E quindi niente, io procederei subito con la prima domanda, che dice: parli ancora con il tuo primo amore? Parlare è un parolone, appunto. Cioè, nel senso che ogni tanto ci sentiamo, quando capita, cioè, allora, non ci chiamiamo mai, ma io non chiamo mai nessuno, odio parlare al telefono, quindi assolutamente no. Se ci incontriamo per strada, oh ciao ciao, come stai? Tutto bene? Sì sì, tutto bene, oh dai, ci sentiamo, magari una volta organizziamo, ma sappiamo tutti e due che non succederà mai nella vita. Però lo si dice, ma perché poi uno lo dice? Cioè, se sai perfettamente che non succederà mai, perché lo dici? Vabbè. E quindi no, quando capita, magari al compleanno ci facciamo gli auguri, ma assolutamente niente di che, insomma, non abbiamo totalmente interrotto i rapporti, però non si può certo dire che ci sentiamo. Ecco. Domanda 2. Il primo alcolico bevuto è? Io sono assolutamente totalmente astemio, quindi penso di aver provato, non riesco a parlare stamattina, ve lo dico. Penso di aver provato, non lo so, quanto avrò avuto, 14-15 anni, non ne ho la più pallida idea. Ho provato un alcolico, ma penso poi di aver vomitato l'anima assolutamente, quindi mi fa proprio schifo, non riesco neanche a sentire l'odore degli alcolici e mi fanno assolutamente schifo, quindi insomma non saprei molto rispondere a questa domanda. Domanda numero 3. Il primo lavoro. Dunque, ero in terza superiore, quindi sì, 17 anni, e abbiamo fatto con la scuola uno stage, o stage, come cazzo si dice, prima si diceva stage, ora tutti dicono lo stage, non lo so, quella roba lì, insomma, e perché la nostra scuola era formata dal triennio e poi il biennio, se volevi potevi fermarti a tre anni, non prendevi il diploma, prendevi semplicemente un attestato. Quindi in terza abbiamo fatto tutti questo stage, ognuno in posti diversi. Io sono capitato in un negozio di ottica, perché era quello che studiavamo, e finito questo stage, che durava una settimana, mi ha richiamato per chiedermi se appunto volevo lavorare lì. Quindi la mattina io andavo a scuola, uscivamo da scuola alle 2:10, mi mangiavo qualche cosa veloce e alle 3:30 andavo a lavorare praticamente. Quindi penso che sia stato quello, penso. Poi 4. La tua prima macchina. Mai avuto macchine? Assolutamente mai avuto macchine, ma solo moto, motorini, scooteroni, cose così. Io odio la macchina, non mi piace guidare la macchina, soprattutto in città. Cioè io mi rifiuto categoricamente, perché è un casino, perché ci metti mezz'ora per fare 10 minuti di strada a piedi, insomma. Non è fattibile, per quel che mi riguarda in città non è fattibile. È chiaro che se uno ha la necessità, tipo avessi una famiglia, ovviamente devo avere una macchina, ma finché non mi sarà proprio indispensabile la macchina, io non la prenderò mai, non la comprerò mai. Quindi mi terrò la mia bella moto, che io dico sempre moto, ma in realtà è uno scooterone, quindi mi tengo il mio bel scooterone, vado ovunque, la parcheggio ovunque, non ho mai avuto un fucking problema, quindi mi va più che bene così. 5. La prima persona a cui hai pensato stamattina? Direi assolutamente nessuno. Mi sono svegliato? No, assolutamente nessuno. Nessuno. Il mio gatto probabilmente, ma perché è stata la prima, come dire, la prima cosa che ho visto, non posso dire persona perché non lo è. Però sì, cioè subito agli occhi ho visto lui e quindi probabilmente ho pensato a lui. Ho pensato, boh, avrà freddo, perché era seduto, stava dormendo senza la sua copertina addosso. Sì, vabbè, solo chi ha animali può capire la frase che ho appena detto. Quindi no, persone assolutamente nessuno. 6. La tua prima insegnante.
Si possono considerare quelle dell'asilo? Non penso, perché non sono insegnanti. Oh sì, maestra d'asilo. Boh, vabbè, quelle dell'asilo me le ricordo perfettamente, me le ricordo come due fantastiche signore, anche se all'epoca sarà stata anche giovane, insomma. E loro, però assolutamente la mia prima insegnante in assoluto è stata alle elementari, la mia maestra di italiano, Ernestina, che lovo tantissimo, e ho tenuto è capitato ultimamente, siamo andati a mangiarci una pizza tutti gli ex compagni delle elementari, c'era anche lei, è voluta venire anche lei, donna fantastica, e infatti ancora adesso ogni tanto ci sentiamo, è assolutamente fantastica, quindi lei assolutamente. Poi dove sono arrivato? Io ho perso assolutamente il segno. 7, la prima volta in aereo, 2007, per andare in Egitto. Io avevo 2 settimane di ferie dal lavoro, non volevo starmene a casa a fare un cazzo, e quindi la prima settimana di ferie ho pensato di farmi un viaggio totalmente da solo, deciso all'ultimo, me ne sono andato in Egitto da solo, lì ho preso per la prima volta l'aereo, sono partito da Milano con un tempo che, cioè, faceva paura, ma davvero paura, perché c'era vento fortissimo, pioveva dirotto, e io partivo con questo mini aereo, ma era davvero mini, cioè io mi sono fatto 4 ore di viaggio per arrivare là con praticamente le ginocchia al collo, perché il sedere davanti era troppo appiccicato a me, erano tutti così, e vabbè, insomma, a parte quell'esperienza, però è stato un viaggio bellissimo, mi sono divertito tantissimo, anche se ero da solo, perché poi comunque gli ho fatto compagnia, ero in un villaggio, comunque vabbè, sto appunto divagando. La prima volta che ho preso l'aereo è stato lì, per quell'occasione lì. Poi 8, il primo migliore amico, ci parli ancora? Nel senso che non è che ci si frequenta, ormai non ci si frequenta più, ma era, cioè, dai tempi dell'asilo, no? E non ci si frequenta più, no, ogni tanto ci scriviamo, e come va, tutto bene, allora, novità, insomma, cose così, ma non ci si frequenta più. Per quanto sia una persona assolutamente gradevole, insomma, quando ci incontriamo per strada ci mettiamo a parlare, ok? Lo faccio con estremo piacere, però alla fine poi la vita ti porta un minimo a dividersi, è inevitabile, soprattutto quando fai amicizia da piccolo, poi nella crescita purtroppo è così. 9, la prima volta che hai dormito a casa di un altro, ma ero piccolissimo, dai parenti probabilmente, dai miei cugini, dalle mie cugine, cioè sì, ma proprio, ma sì, piccolissimo, avrò avuto davvero qualcosa come 3-4 anni, non lo so, ma piccolissimo, è capitato spessissimo, quindi. La prima persona con cui hai parlato oggi? Nessuno, perché sono da solo in casa, grazie al cielo, e ogni tanto fa piacere stare da solo per i cazzi miei, insomma, e quindi assolutamente nessuno. Con il mio gatto, sempre lì, oh vicino, c'hai freddo, bla bla, me lo sono preso, me lo sono coccolato, insomma, così. Sì. Poi, 11, al matrimonio di chi sei andato la prima volta? Io vado a matrimoni da che sono davvero tipo neonato, perché avendo una famiglia stranumerosa, che a loro volta hanno famiglie stranumerose, che a loro volta hanno conoscenti a destra e manche, bla 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 bla, non se ne esce assolutamente più. Io praticamente ogni anno mi scoppio un fucking matrimonio. L'anno scorso ne ho avuto uno, nel 2013 ne ho avuto uno, quest'anno ne avrò uno, insomma. E quindi sì, ma fin da microbo praticamente, sì. Poi, la prima cosa che hai fatto stamattina, pisciare. Io appena apro gli occhi, salto fuori dal letto e vado assolutamente a pisciare, perché ho la vescica che davvero chiede pietà, e quindi devo assolutamente svuotare il pipistrello, come dico io, insomma. Poi, 13, giusto? Sì, 13, il primo concerto a cui sei andato, ecco, non mi ricordo assolutamente, sicuramente ero piccolino, e ogni tanto a Genova c'erano quelle manifestazioni, ma non mi ricordo esattamente quale, dove venivano dei cantanti, no, a fare la propria esibizione, cantanti vari a fare la propria esibizione, e quindi probabilmente quello, uno di quelli è stato il mio primo concerto. C'erano cantanti di tutti i tipi, ora non mi viene in mente uno, anche perché sono passati anni e anni, però sì, probabilmente quello, insomma, niente, niente di che. Mi ci portavano, ovviamente non ci andavo, cioè non ci sarei andato da solo, insomma, anche perché ero piccolo, quindi. Poi, e il primo osso rotto? Mai, cioè non mi sono mai rotto nulla, grazie al cielo, non mi sono mai rotto nulla. Lussazioni, distorsioni, quello sì, ma rotto no. Il primo piercing, questo qui, cioè in realtà no, quando ero ancora alle medie mi sono fatto il buco qua,
E infatti c'ho ancora il, cioè, c'ho ancora, come dire, il, non è il buco, ma è proprio il solco, lo senti nella cartilagine. E l'ho tenuto 8 anni, poi mi è spuntata una pallina di grasso dietro, allora l'ho tolto e mi si è chiuso dopo 8 anni. Vabbè, comunque sì, ce l'avevo qui, però non penso si possa considerare piercing quello. Comunque è stato questo qui, insomma, lo sapete tutti oramai. 16. Il primo paese straniero in cui sei andato, l'Egitto, nel 2007, ho visitato solo quello, non ho visitato nient'altro in vita mia e quindi... ciccio. Il primo film al cinema... Penso alle elementari, eravamo andati a vedere un film Disney, tipo, non mi ricordo se Aladdin o il Re Leone, penso Re Leone, sì. Comunque, cioè, il primo ricordo che ho è quello, insomma. Non, prima non penso di esserci andato, anche perché bambini piccoli al cinema, cioè, se cagano il cazzo, che fai, insomma. E quindi sì, penso quello lì. 18. La prima volta in prigione. Che cazzo, what the fuck? No, no, grazie al cielo, non ho mai stato in prigione, insomma. 19. Il tuo primo compagno di stanza. Mai avuto compagno di stanza? Cioè, ho sempre abitato con i miei, poi ho abitato da solo, adesso di nuovo con i miei, quindi mai avuto compagno di stanza. 20. Se avessi la possibilità di esprimere un desiderio, quale sarebbe? Diventare ricco. L'ho già detto, ma non è questione di essere materiale, cioè sì, assolutamente sì, però non è solo quello, nel senso che quando sei ricco è vero che se c'è la salute c'è tutto, sono assolutamente d'accordissimo, però adesso come adesso che la salute c'è, se fossi anche ricco e mi toglierei una serie di, come dire, di soddisfazioni o comunque esaudirei una serie di desideri che insomma servono questi sostanzialmente e quindi poi verrebbe tutto da sé, no? Poi, chiaro che uno spera sempre che la salute ci sia, ma diciamocelo chiaramente, che tu sia ricco, che tu sia povero, se ti deve venire un brutto male, ti viene un brutto male, cioè non è che se hai soldi sei più propenso a, capito? È uguale, come dire, la percentuale, quindi tanto vale avere sti fucking soldi, no? Siete d'accordo, cazzarò. Poi 21. Cosa vorresti imparare ad essere più accomodante? A riuscire a stare più zitto? A riuscire a essere stronzetto? A riuscire a fare buon viso e cattivo gioco? Sì, sono tutte cose che io odio nelle persone, ma, e qui ci sono pochi cazzi, vai più avanti nella vita di tutti i giorni, ti fai meno nemici, ti fai meno tarabruciate, riesci ad ottenere più cose, diciamocelo chiaramente. Quindi vorrei riuscire ad avere un po' più la faccia come... No, la faccia come il culo ce l'ho, però proprio un po' più... Essere un po' più farsetto. Dire ciò che non penso perché so che mi porterebbe a qualcosa. L'ho detto, essere un po' più accomodante. Sì, sì, essere un po' più opportunista. Insomma, quello, sì, è brutto da dire, ma è così. È così, la gente va più avanti. Se fai il falso e buon viso che tipo gioco, riesci a ottenere più cose. Poi, 22. La prima beauty guru che hai visto? Beauty guru? Nessuno. Cioè, guru della bellezza? No, nessuno. Che cazzo ho visto? Assolutamente nessuno. 23. Il primo youtuber che hai visto è... non mi ricordo. Assolutamente non mi ricordo che è stato il primo youtuber che ho visto, ma io ho cominciato su YouTube a vedere delle cover, delle gran cover, cioè persone che cantavano, cose così. E però nessuno in particolare, cioè, quindi assolutamente non mi ricordo. Poi ho visto la Stefanie su YouTube e allora ho cominciato a seguire la Stefanie, anche perché insomma mi ricordava i tempi della scuola e ho effettivamente, come dire, valutavo che guardando i video era scema tanto quanto lo era a scuola, insomma, quindi sì, ho valutato questo, insomma. Bene, finito tag, la 24esima ti chiede: tagga le persone. Allora, io taggo... taggerei Stefi 1986, però so che questo è un tag poco trash, anche se tu potresti farlo diventare trash. Io ti taggo perché è il cazzo che vuoi, insomma. Tu poi taggo... io me le devo scrivere queste cose. Taggo ragazza Rossetto. Ecate splendente... intanto ruttato, scusate. Ecate splendente. Alice Nianani. Andre Moore, a te non ti bacio. Luca Luke, a te non ti bacio. Vergine d'orecchie, a te non ti bacio. Chi altri c'è?
Oh mio Dio, me li sono scordati tutti quanti. No, scusate, non me li ricordo. Non è per male, ma non mi ricordo tutti, come c'ho ad essere tantini. Comunque, chiunque veda sto video vuole fare sto cazzo di tag, faccio sto cazzo di tag. Insomma, sti tag ogni volta a dirmi mi mandano in crisi. Quindi, vi saluto, vi abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Ma ciao pezzini!